Benvenuti a Manfredonia TV, è lo speciale per il torneo Over 35, una tradizione ormai a Manfredonia che si ripete da 24 anni, è sempre la Wisp ad averlo inventato, ad averlo creato 24 anni fa. È un torneo, una manifestazione che ci invidia almeno tutta la provincia, tant'è che spesso arrivano dai paesi vicini con delle squadre o con degli atleti singoli per poterlo disputare. È davvero un successo della Wisp che dura, ripeto, da 24 anni. E forse non li ha fatti tutti e 24, Michele Liani, però molti, molti di questi. Michele Vergura, capitano di Risparmio Casa, una delle squadre che soltanto l'anno scorso l'ha vinto il campionato. Michele, quante partecipazioni le Veramente sto facendo i conti, non ricordo se sono 19 o 20. tue? Cioè tu ci sei sempre stato praticamente. Quasi sempre, sì, poi calcolando l'età quasi sempre. Diciamo che è un torneo bello, tutto sommato, per quelli che non hanno più 30 anni, perché ricordiamo è un over 35, quindi è una manifestazione sempre ben organizzata e molto accolta da chi ci gioca, molto gradita da chi ci gioca. Beh sì, è un torneo che comunque credo che sia il torneo più importante che si svolge a Manfredonia da un po' di anni, quindi tutti ci tengono a partecipare, tutti ci tengono a fare bella figura e si dà la possibilità pure a tanti ragazzi, tra virgolette, ormai quarantenni, cinquantenni, di poter ricalcare il Miramare e quindi di potersi ancora giocare contro amici e avversari, quindi ritengo che sia una cosa più che positiva. C'è qualcuno che ancora si sente diciottenne, certe volte esagera, bisogna un po' controllarsi e soprattutto prepararsi, Michele, possiamo dirlo, una base per poter disputare pure bene i minuti che si ha a disposizione, perché comunque c'è sempre stato turnover nel torneo over 35. Beh, quello che posso dirti io, almeno racchiudendo un po' la mia esperienza e conoscendo un po' quasi tutti di quelli che partecipano, essendo nell'ambito calcistico da un po' di anni, quindi tra i giocatori locali e quelli che vengono di fuori li conosco tutti, c'è sempre, per noi locali c'è sempre quell'ambizione, c'è sempre quella voglia di potersi confrontare con gli altri, c'è sempre quel discorso interno di non voler mollare mai e di cercare di non convincersi che il tempo comunque passa e passa per tutti. Quindi almeno sul piano dello spirito, sul piano della voglia ci siamo tutti. Poi bisogna fare i conti con il caldo, con la preparazione non adeguata, con lo stato fisico di chi purtroppo c'è chi si mantiene un po' meglio e chi un po' meno. E questa è la differenza, poi lo fa proprio la condizione fisica, perché lì giù vi posso assicurare che a giocare oltre i 40 gradi si fa fatica. Fondamentale il turnover, fondamentale far girare tutta la squadra e di solito questi tornei li vincono quelli che hanno una rosa più larga, quelli che possono mandare in campo più forze fresche continuamente. Beh, non sarei proprio d'accordo su questo, perché comunque poi chi è che vince è proprio perché ha doti tecniche superiori agli altri, perché comunque è vero che c'è bisogno di corsa, ma anche c'è bisogno di saper stare in campo. E questo poi fa proprio la differenza. Quindi quando una squadra, quando più ha elementi che sappiano stare bene in campo, più ha possibilità di poter giocare. Michele, quanti ne hai vinti tu di campionati? Io, facendo i conti, ne ho 24 e ho perso 3 finali. Quindi 7 finali, Sì. fai meglio della Juve No, comunque. calcolo che i miei primi 3, che erano ancora, non avevo ancora 35 anni, li ho fatti con piacere stando in porta. Addirittura. Quindi sposando proprio Quando l'idea, non avevi ancora no, 35 anni. sposando proprio l'idea e il discorso di stare insieme agli amici, il fatto di poter andare a fare la partita insieme del torneo e quindi poi potersi vedere dopo la partita con piacere ritrovarsi, perché poi anche è una scusa per potersi ritrovare e stare insieme. Io ho fatti 3 in porta e forse sono quelli che ricordo con più piacere. Vabbè, Il campo era ancora intera battuta. intera battuta.
Michele, quest'anno il torneo è già cominciato, si è consumata già la prima giornata e il vostro esordio, voi che comunque avete vinto l'anno scorso più o meno con la stessa squadra, è stato tutt'altro che facile. Comunque De Cristofaro vi ha dato, la farmacia De Cristofaro vi ha dato filo da torcere fino alla fine. La partita si è risolta poi nei minuti finali. Adesso forse la regia di Andrea Colaiani ci manda anche qualche immagine della partita che è stata completamente ripresa da Magari. Manfredonia TV. Non sono mai scontate le partite dello del 35, magari qualche volta finiscono come è successo, c'è stato un 11-0 la prima giornata, però comunque spesso sono equilibrate e si decidono nei minuti finali. Beh, spesso poi alla fine, vedi, guardate pure la partita di ieri sera che ha giocato il Zapponeta contro il Badra Stazione, se ricordo bene, una partita abbastanza equilibrata. Il secondo tempo, dove il Zapponeta ha mollato totalmente dietro per una questione fisica, ha preso due gol, ma se sono giocati veramente alla pari con varie occasioni da entrambe le parti. Alla fine io sono sempre convinto che la condizione fisica e saper stare in campo faccia la differenza, perché poi comunque, chi è un po' più portato, quando gli capita l'occasione giusta, riesce un po' più spesso a buttarla dentro. L'importante è quello, poi, insomma, alla fine. Tu l'hai già detto, io l'ho chiesto anche a Ruffini, che adesso sentiremo nell'intervista che abbiamo raccolto a fine match, però vi aiuta molto il fatto che siete molti mister, che quindi sapete stare sul campo, sapete come far stare i vostri compagni, il senso della posizione in campo, quanto vi aiuta alla fine, Michele? Beh, quello che posso dirti io, che anche in virtù del fatto, è uno dei motivi che siamo riusciti a vincere l'anno scorso, è il fatto che comunque siamo quasi tutti giocatori, una parola grande, però abbiamo calcato il calcio dilettantistico quasi tutti, quindi il nostro errore, che molte volte lo prendiamo sotto gamba, perché lo prendiamo proprio con lo spirito del torneo, e non del campionato, perché posso assicurarti che sono due cose distinte e separate. Quando poi le cose iniziano a farsi serie, ritorniamo con la memoria quando eravamo giocatori, quindi ci andavamo a giocare il campionato, e questo credo che sia la nostra forza, quindi rispettando i ruoli, rispettando le competenze, rispettando i compiti assegnati. Lì noi abbiamo un'autogestione alla fine, perché diciamo che io sono colui che dirige un po' tutto, ma in un senso democratico, e sentendo tutti e tenendo aperto tutte le varie opzioni. È naturale che una squadra di calcio non possono comandare 10 persone, ma le decisioni deve prendere un'unica persona. E quando c'è proprio da Anche perché non c'è decidere, neanche il problema della formazione, perché no, comunque si gioca tutti alla fine. no, no. Quando si arriva il momento di dover decidere, diciamo che le mie decisioni sono già convogliate con l'assenso degli altri, quindi sono già quasi decise soltanto perché ci guardiamo. Questo è il modo in cui noi operiamo. Io invito la regia a mandare le interviste che abbiamo raccolto a fine match a Michele Vergura, da mister Danilo Ruffini e a mister Grasso, l'allenatore della farmacia De Cristofaro. Orazio Falcone, presidente della USM di Manfredonia. Fra pochi minuti inizierà la prima gara del torneo Over 35 organizzato dalla USP di Manfredonia qui al campo Miramare. Si affrontano la farmacia De Cristofaro contro Risparmio Casa che l'anno scorso è stata vittoriosa del torneo dell'edizione dell'anno scorso. Quindi un pronostico su questa partita. Allora, intanto mentre stavi dicendo che sta per iniziare, vediamo che è già iniziata. Pronostico, beh, che dire, non posso non dare come favorita la squadra vincitrice del torneo, perché si presenta ai blocchi di partenza con il blocco che ha vinto l'anno scorso, ha fatto qualche innesto nuovo. Però la Farmacia De Cristofaro, che anche se quest'anno ha cambiato nome alla società, alla squadra, anche loro presentano degli ottimi elementi. Per me la cosa più importante da oggi, che non mi stancherò mai di dire, è che deve vincere lo sport, quindi viva il fair play e tutto ciò che ci siamo detti in questi giorni. Mi avvalgo anche di voi, Manfredonia TV,
dobbiamo portare avanti soprattutto questo slogan, quindi che vinca il migliore, vinca lo sport, e in bocca al lupo a tutti. Arriveremo al 23 festeggiando giorno dopo giorno, partita dopo partita. Allora, mister Carasso, allenatore della squadra Farmacia di Cristofaro, inizio con una sconfitta, l'esordio diciamo di questo torneo over 35. Che cosa non è girato nella sua squadra? Prima di tutto incontravamo una squadra all'esordio che ha vinto il campionato del torneo l'altro anno, quindi una squadra già collaudata, messa in campo bene, perché tra di loro c'è un'intesa che non è di tutti i giorni. È un torneo dove purtroppo trovi gente che non conosci, gente che devono giocare ancora tra di loro per intendersi meglio, però abbiamo retto comunque abbastanza bene contro una bella squadra. Poi alla fine logicamente non puoi giocare un'intera partita con dei difensori di ruolo che non ne abbiamo. E c'è stato un po' un forfetico da parte di qualcuno e ci siamo dovuti adattare. Infatti hanno giocato i centrocampisti dietro, una sola punta di ruolo, per cui aspettiamo che arrivino gli altri, quelli più logicamente più di... quelli c'erano più esperienze, diciamo, in questo modo qua, per poter dire la nostra fino in fondo. Però io sono contento perché ho visto una squadra, non la conosco, è la prima parte che giochiamo insieme, una squadra abbastanza buona in tutti i ruoli. Ho detto, dietro manchiamo di qualcosa, però la squadra per me ha giocato bene. Abbiamo retto fino alla fine, fino agli ultimi 10 minuti, e neanche, forse mancavano 5 minuti. Poi l'ennesimo infortunio del centrale che ci ha sguarniti un pochettino tutte le varie geometrie e i vari adattamenti dietro. Però, ripeto, io sono convinto che questa squadra farà sicuramente bene, perché ce la siamo giocati alla grande con una bellissima squadra. Sì, sono d'accordo con questa di Sami, anche perché diciamo sostanzialmente la partita è stata abbastanza equilibrata, soltanto nella parte finale avete sofferto. Autentica spina nel fianco il 14 della squadra di Spalmio Casa, Robustella, che vi ha dato filo da torcere, insomma, ha segnato e è stato anche assist man. Ma Maurizio purtroppo non è che lo vediamo oggi, lo scopriamo. Maurizio è bravo perché è un ragazzo completo, quindi un attaccante di quelli che ti fa gol. E poi fisicamente integro, sta benissimo. Tu sai che il torneo è over 35, quindi chi è integro nel fisico, nella mente, fa la differenza. Poi loro hanno anche gente come Ruffini, come tanti altri che sono veramente bravi. E quindi Vergure dietro, una bella squadra. Però io sono contento della mia, in quanto come prima volta che giochiamo insieme hanno comunque dato prova di essere una squadra che può dare ancora meglio in futuro. Io sono fiducioso, francamente, di fare comunque un bel torneo. All'insegna del divertimento, della sportività, tutto quanto, il fair play, che è la cosa più importante. Non siamo più dei ragazzini, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, quindi ci divertiamo. Allora, ci troviamo con Michele Vergura, che è l'anima di questa squadra, possiamo dirle che in qualche modo li hai raccolti tu, tutti gli amici di tante battaglie. Michele, però partita molto equilibrata, decisa da una punizione dell'amico tuo, che è voluto a tutti i costi, nonostante l'età e gli acciacchi, e alla fine però ha vinto la squadra che l'ha messa in porta più volte, possiamo dirlo. Sì, diciamo che per quanto riguarda le occasioni siamo stati quelli che ne abbiamo creato qualcosa in più a dispetto di un avversario che si chiudeva bene e ripartiva in contropiede, dove abbiamo avuto diciamo, i problemi maggiori. Però credo che con il tasso tecnico che avevamo avanti, con le 3 punte, prima o poi il gol doveva arrivare per forza, anche perché abbiamo preso 4 pali. Quindi sull'1-0 abbiamo preso 4 pali e poi in contropiede siamo stati beffati da un gol, diciamo che abbiamo sbagliato una posizione, una volta un errore abbiamo fatto e abbiamo preso gol. Quindi alla lunga penso che la vittoria sia più che meritata. Michele, quando va aiuta il fatto che vi conoscete, che avete fatto lunghi percorsi e tanti campionati insieme? Beh, ci allunga, ci aiuta, perché in alcune fasi della partita ti rendi conto chi è il giocatore migliore da mettere in quel momento. Quindi conoscendoci un po' tutti, sapendo le caratteristiche di ognuno, quanto è il momento opportuno, cerchiamo di mettere la persona giusta al momento giusto. Bene, grazie Michele. Mister, allora è meglio non ricordarsi di quando si era giovani, quando si fa l'over 35, si rischia di strafare. No, ma questo è un bellissimo torneo che dà modo a noi di stare insieme e di poter trascorrere
dei momenti insomma importanti in allegria. La partita è la scusa per ritrovarsi e per poi magari andare dopo a mangiare e a bere, che è la cosa più bella. La squadra nostra è la stessa più o meno dell'anno scorso, 2 anni fa, vengo con piacere perché gli amici Michele Vergura, Castriotta, insomma, e tanti altri, diciamo, ormai è diventata quasi una squadra di club, quindi ci ritroviamo ogni anno, anzi qualcuno manca, tipo Ricucci, ci dispiace, qualcun altro che dimentico, però ho detto è un piacere venire a giocare, divertirsi, l'età c'è, però cerchiamo di farci valere anche in questi frangenti. Stasera abbiamo vinto, abbiamo dato un'ottima squadra avversaria, noi siamo anche, diciamo, come età un po' oltre il limite 35, perché siamo tutti sui 45, 48, 47, quindi è un onore già averlo vinto l'anno scorso e aver ricominciato quest'anno con la stessa squadra. Vedere comunque gente ancora come Scanzano, come il mister Vergura e tanti altri che alla loro età, Valerio, insomma, che ancora si danno da fare nel campo, questo ci fa tornare bambini e ci fa divertire, che poi è la cosa più bella del calcio. Ma tolto il calcio giocato d'inverno dove ci assilla il risultato, adesso è un modo per divertirsi, anche se il mister non vuole perdere mai, Vergura. Il vizio di segnare non l'hai perso ancora? Da fermo ancora ce la faccio, quando bisogna correre è il problema. Mister, considerando quanto sia importante stare bene sul campo, quando vi aiuta il fatto che siete una squadra di mister praticamente? No, vabbè, è normale che avendo qualcosa in meno a livello di corsa dobbiamo essere bravi a tenere le posizioni in campo, quindi è normale che quando trovi squadre avversarie che corrono un po' di più li dobbiamo fare stancare un po', e alla lunga poi magari con un'invenzione di Scanzano, di Gaggiano che oggi non c'era, o di altri calciatori che abbiamo, oggi è toccato a me magari con una punizione, riusciamo comunque a spuntarla. Speriamo che continui così, anche se sarà dura, perché ogni anno le squadre si attrezzano per vincere questo torneo. E arrivano, no? Quelli più giovani. Ci sono quelli più giovani, però noi siamo duri a lasciare il testimone, quindi ci faremo valere. Allora, diamo invece lettura dei risultati delle altre partite, perché ricordiamo il torneo è organizzato in 11 squadre, con un girone da 5 ovviamente e l'altro da 6. E il girone A, quello da 5, ha visto questi risultati questa settimana. Ha visto Mille Motivi battere per 1-0 la squadra di Foggia, il Borgo Seggezia. Il San Pio Catering pareggiare 1-1 con Playbet 3-6-5, con la classifica che ovviamente vede in testa Mille Motivi con 3 punti, ad un punto pareggiano San Pio Catering e Playbet 3-6-5 e ancora a 0 punti Borgo Seggezia e la squadra che ha riposato, l'altra squadra di Foggia, San Michele di Foggia. Invece nel girone B, in cui c'è stata la partita fra Risparmio Casa, la squadra di Michele Vergura, che ha battuto per 3-1 la formazione della farmacia De Cristoforo, 4-2 fra il bar della stazione e l'Edil Salvia, e poi, come diceva Michele, lo Spagnolo Ecologia ha battuto per 2-0 lo Zapponeta, per una classifica che vede a 3 punti le squadre che hanno vinto, e parliamo di Spagnolo Ecologia, Risparmio Casa e bar della stazione, e a 0 punti l'Edil Salvia, farmacia De Cristoforo e Zapponeta. Sono fioccate le prime ammonizioni e le espulsioni non ancora. Michele, due gironi diversi, quello vostro è decisamente più complicato, mi pare. Beh, ci sono delle squadre forse credo che siano un po' più motivate, forse anche attrezzate di qualche elemento con più valore. È giusto pure che sia così, quindi facciamo questo girone e vediamo come va a finire. Nulla, niente scontato. Però sono bilanciati due gironi, anche se adesso comunque dopo la stagione regolare, come si dice in questi casi, ci sono gli scontri diretti in cui sono coinvolte molte squadre, quindi tutte avranno la possibilità comunque di andare avanti poi alla fine. Beh, guardando i risultati delle altre squadre, dell'altro girone, sembra che ci sia un divario netto fra le prime due o tre e le altre, cosa che più o meno è lo stesso dalla nostra parte, però credo segnando meno gol, almeno da quello che si evince dalla classifica. Le foggiane come le vedi? La prima ha preso 11 gol ha preso 11-0, tu come le vedi? Beh, guarda, che idea ti sei fatto? Guarda, di solito da Foggia arriva una squadra posso parlare apertamente di quello che io penso. Io non avrei onore a battere una squadra 11-0, cioè lo sport è anche rispettare l'avversario. Sono uno ormai
e sta lì che non ce la fa, è inutile fare 10 gol, 11 gol, dal mio punto di vista, è un mio parere personale, perché comunque bisogna rispettare l'avversario quando si va da 4, 5, 6 a 0, insomma, io dico che bisogna batterlo ma non umiliarlo, perché non credo che fare tanti gol possa portare bene. Adesso poi il torneo prevede, come abbiamo detto, 5 giornate e poi ci saranno gli spareggi. È meglio giocare la sera, Michele? Io ho ricordi di partite giocate alle 4 e mezzo, alle 4 addirittura. Allora, nonostante le illuminazioni non siano efficientissime. Un vantaggio è uno svantaggio. Il vantaggio è che ci sono 10 gradi di differenza. Lo svantaggio è che noi dobbiamo fare i conti, forse... gli organizzatori, questo è un piccolo consiglio che io cerco di dargli, non si rendono conto che noi abbiamo a che fare con gente che ha 40 anni, 50 anni e come tutti sappiamo la vista inizia a calare, perché un conto è a 30 anni, un conto è 40-50, dove credo che molti abbiano un calo di vista, quasi tutti. Posso assicurarti che giocare la sera è abbastanza difficoltoso, proprio per una questione visiva. Infatti ho consigliato a qualcuno di giocare con dei palloni gialli. Può sembrare una sciocchezza, ma posso assicurarti che chi sta all'interno del campo, il pallone giallo riesce a individuarlo perfettamente. Anche perché da un lato di porta, se dovessi guardare l'azione che si svolge sull'altro lato, non è che con l'illuminazione che c'è, non è che sia sempre così limpida, così riesci sempre a percepire bene che cosa succede, ma credo che sia pure un consiglio valido per quanto riguarda gli arbitri e i segnalini, che comunque anche loro penso che abbiano delle difficoltà visive. Michele, con chi ve la giocherete quest'anno? Perché con voi partite sempre favoriti. Ho visto una mille motivi con Michele D'Ambrosio, con Dino Della Torre. Noi non siamo i favoriti. Noi faremo il nostro torneo alla nostra maniera, tranquillamente, accetteremo qualsiasi risultato, qualsiasi esso sia, festeggeremo ugualmente, perché noi dopo ogni partita andiamo a festeggiare sempre comunque insieme ed è quella la nostra vittoria. Il resto, quello che viene, ce lo prendiamo tranquillamente, perché non dobbiamo dimostrare più niente a nessuno calcisticamente, non c'è bisogno di vincere per essere convalidato o annullati come giocatori. C'è il piacere di stare insieme, di litigare fra di noi, di litigare con gli avversari, sempre tra virgolette rispettando tutti, e basta. Quello che viene ce lo prenderemo tranquillamente, questo non toglie che ce lo giocheremo fino all'ultima goccia di sudore. Michele, questo torneo l'hanno fatto anche nomi importanti, c'è passato Giuseppe Di Bari, c'è passato Pasquale Padalino, ci ho giocato insieme con tutti. Questo aumenta anche il prestigio della manifestazione, insomma, perché comunque tutti hanno trovato il piacere, venivano a giocare con le scarpette da non da calcio, diciamo, sia Giuseppe per Antonio Cagnazzo pure, cioè, si è sempre divertito a fare questo torneo. E hanno dato lustro, insomma, a questa manifestazione, questi nomi. Io la penso diversamente, perché come credo che tu possa sapere, la questione tesserata o non tesserata è stata una vicenda che mi ha assillato per circa 10 anni, quindi siamo sempre stati... Adesso il regolamento è rimasto uguale. Comunque... Adesso il regolamento è rimasto che si può giocare chiunque, era una cosa che... Ci hanno messo... che abbia 35 anni, no, anche se è stato tesserato. Che abbia 40 anni e può essere tesserato. Ed era una cosa che mi stavo battendomi da 10 anni fa. Ci hanno messo 10 anni a capirlo, però pian piano poi ci sono usciti. Quindi perché 40 anni, anche se tesserati, possono giocare. Ma io ti posso assicurare che in tutta la provincia ne sono 3-4. 3-4, quindi non è che stiamo parlando di uno che assortisce una squadra con 15, 16, 40 anni tesserati, non c'è più storia. Non è così, perché se andiamo a controllare le carte e i tesseramenti FIGC, non sono più di 4-5 persone, tra cui uno o due, se non ricordo, portieri. Quindi, giusto per dire. Ma io mi sono sempre battuto di poter alzare il livello tecnico per quanto riguarda il torneo, perché noi ci dobbiamo rendere conto di chi viene pure a guardare la partita. Un conto è vedere delle belle giocate, delle belle trame, una squadra ben sistemata in campo, dei triangoli decenti, dei bei gol fatti, e in conto delle volte si assiste purtroppo a partite non proprio belle da guardare.
e con la venuta di qualche buon giocatore la differenza si nota subito. Per dirne uno che gioca a noi, Danilo quando gioca ti fa il piacere di andarlo a vedere, perché comunque c'ha un modo di giocare che ancora come fosse attivo, con dei lanci 40-50 metri, stop per tu, cioè chi lo viene a vedere è bello da guardare. Credo che bisognerebbe pure curare un po' anche questo aspetto, a prescindere da chi poi lo possa vincere, però guardare una partita di calcio e guardare delle azioni calcistiche belle penso che sia più piacevole, insomma. Viene un'altra cosa che si è sempre detta, prima Spagnola, adesso la stanno dicendo a Dorazzi, due presidenti della WISP, magari l'inserimento di qualche ragazzo under, di qualche ragazzo in attività, come dicevi tu, per migliorare comunque il livello di gioco. Però a questa cosa i giocatori in campo sono sempre stati contrari. Tu come la pensi? Beh, guardi, io non mi posso scegliere l'avversario, ragazzi. Cioè, io dico, e anche io ho partecipato a cioè metteresti due ventenni per ogni semplice, ventenni no, però io faccio un discorso molto semplice. Io ho partecipato all'Over 35 nazionali per 10 anni, dove devi avere 35 anni e basta. Quindi ho incontrato tantissimi giocatori di Serie A, tantissimi giocatori di Serie B, dove ce la siamo giocati non voglio dire alla pari, ma ce la siamo giocati apertamente, dove il livello dello scontro si è alzato di tanto e dove anch'io a 36, 37, 40 anni posso dire che guardando un giocatore del genere mi sono insegnato qualcosa. Quindi secondo il mio punto di vista, anche perché poi la WISP nazionale segue questo, non ha problemi di tesseramento, io dico che uno deve avere 35 anni in su, può schierare chi vuole, non mi posso scegliere l'avversario, non deve essere alto, non deve essere basso, non deve avere 35 anni, non deve aver giocato. Poi facciamo giocare chi è allenatore, che secondo me ha la possibilità di poter allenare meglio degli altri, i giocatori del calcio a 5, che ancora non ho capito perché non sono atleti, non riesco a capire perché, cioè per assurdo fino all'anno scorso un tesserato 45enne non poteva giocare e un tesserato di calcio 5 35 anni poteva giocare, cioè con 10 anni di differenza uno poteva giocare e l'altro no. Io dico che penso che forse siamo arrivati alla maturazione di fare un torneo libero, di poter alzare il tasso del tecnico di questo torneo e di poter richiamare casomai anche qualche giocatore di prestigio. Io la prendo in questa maniera, per me sarebbe più giusto così. Michele, qualche contestazione eccessiva agli arbitri? Molte volte uno si pensa, insomma, che a 40 anni, anche più, perché c'è anche qualcuno che ha 50 anni, attaccarsi ancora a qualche decisione dell'arbitro. Questo nel tempo ha tolto qualche spettatore all'Over 35. Come sono migliorate le cose ultimamente? Beh, quello che posso dirti io, almeno dagli episodi che io ricordo, sono sempre persone che comunque un po' non hanno mai giocato, quindi non hanno mai avuto a che fare con gli altri. E un altro po' chi ha giocato e si comporta in quella maniera è sempre colui che poi anche nei vari campionati si è comportato sempre nella stessa identica maniera. Della serie il lupo cambia il pelo, ma non, sì. Non il vizio. Guarda, gli arbitri che noi abbiamo qui al torneo, posso assicurarti che quando giocavo o confrontandomi anche con gli altri amici che giocano ancora tuttora, c'è una differenza tra l'arbitro federale e gli arbitri della WISP, c'è proprio una netta differenza, anche perché se sono arbitri della WISP non possono essere arbitri FIGC, quindi ci dobbiamo adeguare a loro perché loro cercano di fare il meglio di quello che possono, sbagliando tante volte, come tante volte anche noi in campo sbagliamo. E noi andare a fare polemiche, noi andare a fare tutte queste discussioni. Io non ho mai fatto, io ho sempre potuto stare in maniera civile, sempre rispettando la persona. E posso assicurarti che ho preferito qualche volta, se non mi era andata bene qualcosa, un confronto civile dopo la partita, parlando apertamente di un errore, di una svista o di quello che sia, ma
per chi vive di calcio, chi ha vissuto di calcio, sa che questo fa parte del, del calcio, se no staremmo a parlare di altro. Se l'altro fosse sbagliano in Serie A, poi sbagliano in Serie B, forse non possono sbagliare. Dei dilettanti, dobbiamo capire che gli arbitri non sono degli arbitri professionisti, per cercare di aiutarli, tanto loro grosso modo se sbagliano sbagliano per tutti, e se fanno bene fanno bene per tutti. Questa è una cosa, penso che quei ragazzi meritano pure rispetto. Io, se dovrei fare l'arbitro, per il carattere che ho, non so quanto tempo. Tu lo faresti alla Lobello, che comunque metteva in riga i calciatori a modo suo. Mi devi dare, l'arbitro ha bisogno di un rispetto, perché sennò non esisterebbe il gioco del calcio, perché certo. Se non c'è l'arbitro, e lo vediamo in qualche amichevole che facevamo, se non c'è l'arbitro nessuno si diverte, nessuno si attiene alle regole, nessuno, ognuno fa quello che crede, e i falli o le punizioni sono a piacere e quando uno vuole. Quindi se c'è la presenza dell'arbitro all'altezza o non all'altezza, li dobbiamo rispettare. È un torneo, non è un campionato. Se si perde un torneo, e io consiglio a tutti, dobbiamo avere più il piacere di stare insieme con i nostri compagni, che è la cosa più fondamentale, e il piacere di andare a giocare contro avversari, amici, compagni che noi possiamo trovare. Litigare con l'arbitro è una cosa che io non concepisco nella mia idea di calcio. Michele, mancano le formazioni di Martinata, Monte Sant'Angelo e soprattutto San Giovanni, che spesso lo vinceva pure il campionato. Non c'è stato il ricambio generazionale, sì. Non c'è stato chi organizza, il Benito Ripoli di San Giovanni, sì. Tu devi, gli uomini di riferimento. Allora, tu devi calcolare che il calcio, e noi dobbiamo fare anche un po' di storia a questo punto, che il calcio tra i nati tra i 60 e fino al 78-79 era l'unico fonte di divertimento o l'unico gioco che avevamo a disposizione. Credo che per le strade, dove capitava? Quello, noi avevamo quello. Con l'evento della globalizzazione, con tutto quello che è andato avanti nel mondo, quindi con tutti i ragazzi che hanno a disposizione altre cose per poter giocare il calcio, dobbiamo essere onesti, è andato un po' in soffitta. Quindi tolto quelli come noi che sono accaniti, portano ancora dentro il fatto di dover giocare, portano ancora, tolto queste, le generazioni dopo vanno un po' scemando tutte, quindi mancano proprio come voglia di voler giocare d'estate. Bene, andiamo verso la chiusura. Michele, non posso approfittare della tua presenza per chiederti una cosa. Che significa avere due direttori sportivi di Serie B di Manfredonia? Perché di oggi la notizia è che Matteo Lauriola sarà il direttore sportivo del Carpi. C'è Giuseppe che a Foggia ha fatto cose straordinarie negli ultimi anni. Che significa questo? C'è gente a Manfredonia capace di gestire, di capire? È il frutto di quello che ho detto è io. Quello che stavi dicendo. Sono ragazzi che, se tu vai a vedere, saranno degli anni 70, credo che più o meno. 69, 69 70, quindi sono quasi coetanei miei, vivono la realtà del calcio in quella maniera, hanno dato lustro alla nostra città, hanno dato professionalità, e quindi anche per quanto riguarda Giuseppe ha dato, secondo me, Anche tu sei d'accordo che molti dei meriti per questa promozione del Foggia siano suoi? Beh, assolutissimamente, perché comunque Peppe è una persona equilibrata, è uno che non è una persona istintiva, è uno che ci ragiona molto bene sulle cose, io lo conosco, quindi lo posso dire apertamente, pensando sempre, calcolando sempre gli errori che si possono fare, perché nessuno è perfetto, però ha portato armonia a Foggia, ha portato serietà, ha portato competenza, ed è di questo indirettamente ne dobbiamo essere anche orgogliosi noi. Michele, ne approfitto ancora per chiederti qualcosa, ma sta infuriando il dibattito sul terreno di gioco del Miramare. Com'è giocare adesso su quel sintetico? È davvero pericoloso anche per chi ci va a correre sopra? Beh, io per quello che posso dirti, il terreno non è in perfette condizioni.
Bisognerebbe rifarlo nel più breve tempo possibile, c'è proprio un'urgenza da farlo. Adesso chi aspetta e chi ha la competenza di farlo, non so a chi tocca farlo, però credo che, visto che a Manfredonia di strutture calcistiche non ce ne sono, è l'unica struttura, credo, idonea che possiamo avere, io penso che se viene qualcuno di fuori, viene a guardare le nostre strutture, è l'unica che abbiamo, ridotta in quella maniera lì, non penso che sia motivo di vanto. Come motivo di vanto avere due direttori sportivi? Invece forse in dobbiamo vergognarci dell'impianto. Per questo non voglio dire vergognarsi, perché non credo che noi vogliamo questo, però io dico che ci dobbiamo porre questo problema e a chi deve di poterlo risolvere nel più breve tempo possibile, come il discorso dei campi. Speriamo davvero. Adesso andiamo veramente verso la chiusura, dicendovi quello che prevede la seconda giornata. Esattamente nel girone A ci saranno le sfide tra San Michele Foggia e Mille Motivi, e poi fra Bogoseggezia e Playbet 365. Riposa ovviamente il San Pio Catering. Mentre il girone B vedrà le sfide tra Zapponeta e Bar della Stazione, Decris Farmacia De Cristoforo ed il Salvia, e poi ci sarà Spagnolo Ecologia Risparmio Casa. Già una sfida fra due capoliste. Beh, ci andiamo a giocare. Chi temi? Io non conosco la spazio, lo Spagnolo Ecologia. Chi ci sta in quella formazione che potrebbe darvi un po' di filo da torcere? Beh, sono i ragazzi che hanno giocato ieri sera, sono quelli, no? mi cogli un po' di sorpresa, perché ieri sera non sono. Comunque, sono. La vedi difficile come gara, Michele? Beh, tutte le gare. Voi siete al completo, riesci a far venire. Come fai a convincere Rufini a venire tutte le volte qui? È perché c'è rispetto delle idee. Noi siamo parlati di calcio 3 anni fa, abbiamo avuto le stesse idee, le stesse modo di pensare. Rufini ha fatto una stagione straordinaria a Milazzo, davvero, e che secondo me meriterebbe almeno la Serie D. Beh, se tu non lo sai, io sono andato a trovare 2 volte. A Milazzo. Sì, quindi per un rispetto. L'anno scorso a settembre io facevo il secondo a lui a San Salvo, quindi c'è un rapporto calcistico, ripeto, sposando le stesse idee, avendo, siccome io e lui abbiamo delle idee un po' particolari calcisticamente, e quindi, per esempio un calcio ultra offensivo, quindi difficilmente troviamo persone che la possono pensare come noi, quindi questo ci ha legato subito e fatto poi di essere leali l'uno con l'altro. Quindi Danilo viene con piacere sia per incontrare me sia per incontrare pure gli altri elementi della squadra, quindi proprio ogni volta che viene è una rimpatriata. Bene, questo ovviamente si percepisce, poi lo si vede pure dal. Poi Rufini è una gran persona, a parte i meriti sportivi e calcistici. È molto umile. Sì. Posso assicurarti che una persona che ha il suo curriculum, lo potete pure andare a vedere, è molto, molto, molto umile. Se si deve soffermare anche su un bimbo di 5-6 anni e insegnargli qualche cosina, lui perde 5 minuti, 10 minuti per poter insegnare qualcosa. È molto umile. Bene, con queste belle considerazioni su Danilo Rufini, che probabilmente avremo in studio anche nelle prossime puntate di Parlando di Sport speciale Over 35, vi salutiamo, vi rinnoviamo l'appuntamento ovviamente la settimana prossima, quando commenteremo i risultati della seconda giornata, e quindi non ci resta che augurarvi una buona domenica e un buon Over 35. Grazie Michele, grazie a Michele Vergura, capitano di Risparmio Casa. Grazie. We'll be right back.